Oggi parliamo del nuovo decreto che il governo italiano ha perfezionato per dare del sostegno all'economia reale. E-Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. In particolare mi concentrerò sul famoso sostegno alla liquidità del quale tutti parlano durante questi giorni. Andremo a vedere quali sono le parole di Conte che proprio ieri sera ha varato una nuova misura. Con il decreto appena approvato diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, 200 per il mercato interno e altri 200 per potenziare il mercato dell'export. È una potenza di fuoco. Tutti vi starete chiedendo a questo punto, dove abbiamo trovato 400 miliardi da dare all'economia reale? In realtà non è che funzioni esattamente così, si tratta di garanzie. Andiamo a capire come mai. Per garantire alle imprese la possibilità di finanziarsi, sono state introdotte in questo decreto, o per meglio dire sono state estese, delle garanzie che esistevano già per quanto riguarda i prestiti alle imprese. In particolare ci sarà una garanzia al 100% per quei prestiti che sono sotto la soglia dei 25.000 euro. Questo che cosa significa? Che se io imprenditore ho bisogno di meno di 25.000 euro e voglio farmi fare un prestito da una banca, mettiamone una qualsiasi Unicredit, vado allo sportello di Unicredit, chiedo 25.000 euro e loro mi chiederanno una garanzia. Questa garanzia è coperta al 100% dallo Stato. In particolare è fornita da un'altra banca che si chiama Mediocredito Centrale, che è controllata dallo Stato e si occupa proprio di fornire garanzie. La logica è che Unicredit potrebbe non fidarsi di me e della mia azienda, perché potrebbe pensare che io non sia in grado di restituirgli questi soldi. E quello che faccio io per farmi concedere comunque questo prestito è chiedere una garanzia a Mediocredito Centrale. Questa garanzia non è nient'altro che una fideiussione. Non abbiate paura di questa parola. Significa semplicemente che nel momento in cui io non sono in grado di restituire i soldi che mi hanno prestato, ci penserà Mediocredito Centrale a restituire questo ammontare di soldi. Quindi Unicredit in questo caso mi darà questi soldi senza particolari problemi perché ha la garanzia di ritornare del suo investimento, in quanto se io fallisco, questi soldi gli tornano comunque indietro per via dell'altra banca, Mediocredito Centrale. Questa garanzia abbiamo detto che vale sotto i 25.000 euro. Cosa succede tra i 25.000 euro e gli 800.000 euro? Più o meno la stessa cosa, si concede sempre una garanzia del 100%, ma cambia una singola cosa, importantissima. Si va a vedere il merito creditizio di quell'azienda. In pratica, questo significa che la concessione della garanzia è subordinata ad un'analisi della probabilità che questa azienda ripaghi il proprio debito. È un processo molto lungo e pieno di elementi, ma a noi basta sapere che lo Stato va a controllare qual è la probabilità che la nostra azienda sia effettivamente in grado di restituire il credito. In parole povere, Mediocredito Centrale dà questa garanzia solamente a quelle aziende che hanno le carte in regola. Pensate ad esempio se dovesse prestare dei soldi a una società che è dissestata, ha sempre fatto debiti, non è mai riuscita a ripagarli, non sarebbe un buon investimento, sarebbe come buttare i propri soldi nel water. Peraltro è curioso che i prestiti sotto i 25.000 euro non siano soggetti a questo controllo del merito di credito. È molto rischiosa come operazione. Proseguendo da 800.000 euro a 5 milioni di euro, la garanzia copre solamente il 90% del prestito che è stato concesso. E questo ovviamente, come nello scorso scaglione, previa verifica del merito creditizio. Il fatto che copra solo il 90% significa nella pratica che se la banca mi ha prestato 1 milione di euro e io non riesco a ridarglieli, Mediocredito Centrale ridarà a quella banca solo 900.000 euro, non tutto il milione. In pratica questo è quello che verrà inserito dentro il decreto. C'è da fare però un paio di precisazioni. La prima è che questo sistema di garanzie già esisteva, Mediocredito Centrale già erogava queste garanzie. Quello che è stato fatto è solo un'estensione di queste garanzie. Ad esempio, dove c'era una copertura del 90%, adesso ce ne può essere una al 100%. Però tutto questo iter già esisteva. Seconda precisazione, Mediocredito Centrale è una banca e le azioni di questa banca sono possedute da Invitalia SPA, che è una società detenuta dal nostro Ministero dell'Economia. Quindi tutte le garanzie che eroga questa banca sono riconducibili al nostro Stato. Qualcuno a questo punto del video si starà chiedendo come siamo sicuri che Mediocredito sia in grado di ripagare queste garanzie nel momento in cui saranno attivate? Perché effettivamente in questo momento Mediocredito non sta pagando niente, sta semplicemente dando delle garanzie. Però è abbastanza ovvio che alcuni di questi prestiti non verranno restituiti e quindi dovranno essere erogati tanti soldi verso le banche.
In questo senso esiste un fondo che si chiama Fondo di Garanzia, nel quale, grazie al decreto Cura Italia, sono stati stanziati 1,5 miliardi di euro. Ora, con questo attuale decreto, verranno stanziati altri 7 miliardi di euro, se non cambia niente. E questo farà in modo che le banche riescano a prestare alle aziende 200 miliardi di euro. Conte però ha parlato di 400 miliardi, e quindi come funziona? La novità è che queste garanzie verranno erogate anche per quelle aziende che si occupano di export, quindi di esportare prodotti italiani verso l'estero. Conte ha parlato genericamente di sostegno all'export. L'erogazione di queste garanzie comunque sarà esattamente identica a quella che vi ho detto poco fa. Ciò che cambia è l'azienda che eroga queste garanzie. Di queste garanzie si occuperà SACE, che è una società di assicurazioni le cui azioni sono detenute dalla Cassa di Depositi e Prestiti, che a sua volta, per gran parte, controllata dal nostro Ministero delle Finanze. E dunque anche per le imprese che si occupano di esportazione sarà garantita la liquidità. Ora vi lascio alla curiosità economica di oggi e vi invito a iscrivervi al mio canale. Lo sapevate che nel 2005 sono state sequestrate banconote dai servizi segreti statunitensi per 37,9 milioni di dollari?